cominciamo, dai. Sì. Di solito sono io sempre a rompere il ghiaccio anche oggi. E rompiamolo. E rompiamolo. Tanto tanti complimenti anche per ieri sera. Tutte le canzoni che abbiamo ascoltato ieri, chissà perché, ci sono piaciute di più. Anche la tua. Allora, caro Giuliano, intanto volevo chiederti perché stasera non duetterai con qualcuno, ma hai deciso di dare un omaggio al grandissimo Pino Daniele, però perché da solo? Perché erano tutti occupati. Ho provato a suonare, a fare due o tre telefonate e non veniva nessuno. Sto scherzando, perché mi sarebbe piaciuto duettare con Pino Daniele, ma era complicato, e fondamentalmente perché piuttosto che improvvisare un duetto e in molto poco tempo, visto che poi tutto succede abbastanza frettolosamente, anzi è un vortice, ho pensato di omaggiare Pino Daniele, intanto perché io sono figlio di napoletani, quindi con il napoletano lo mastico. Pino Daniele perché a casa, quando ero piccolo, papà e mamma mi hanno fatto crescere prima con Sergio Bruni e i cantanti tradizionali napoletani, poi la musica ovviamente italiana della come? Peppino Gagliardi, che poi ovviamente ho potuto anche abbracciare e celebrare, e dopo poi la musica invece più quella che sentivo nelle radio crescendo. A un certo punto Pino Daniele era veramente un'ottima sintesi fra la tradizione napoletana per la lingua, però poi lui mi ha insegnato il blues, il funky, il soul, una serie di cose, e quindi I Say Stocca è una canzone che porto nel cuore, e ho provato a fare quello che ho fatto con Peppino Gagliardi, con Che Cosa C'è, con Testarda Io della Zanicchi, con Arrangiata la Mia Maniera, Arrangiata Sky, in Levare, con un po' di BPM, un po' di BPM in più, quindi renderla ballabile, e quindi sul palco mi porto la Giuliano Palma Orchestra, ovviamente delle virgolette, ma magari neanche così tante, perché comunque sono i musici che mi hanno accompagnato nell'esperienza di Zelig, peraltro fantastica, e poi nel tour dell'anno scorso, quindi una band con cui mi trovo bene, e in più un omaggio, quanti omaggi, d'altronde è meglio essere generosi, anche a quelle che erano le band degli anni 50 e 60, che ovviamente sono i suoni che a me piacciono tanto, quindi tipo Temptations, quindi tutti schierati, e giacche che ve le raccomando, le vedrete stasera, però vi è più sgargiato.